Buonasera, purtroppo anche oggi riportiamo di un altro incidente che di cui praticamente non dico che la fotocopia, ma praticamente molto simile all'incidente avvenuto ieri, sempre nella stessa strada, l'Arzeron, quella proprio sempre nelle vicinanze del club di tennis, ma questa volta poi arretrato più vicino al, diciamo, alla Darsena, al cancello della Darsena Marina di Brondolo. È praticamente una Peugeot, al momento della registrazione di questo servizio non sappiamo bene chi la guidava o chi non la guidava. Sappiamo che una Peugeot che veniva appunto da Brondolo e andava in direzione di Capasqua ha invaso l'altra corsia, probabilmente sempre per la velocità, sorrido, ma non c'entra sorrido, sorrido perché per fortuna sappiamo già che insomma non è nulla di grave per tutti quelli che sono stati coinvolti. Praticamente la Peugeot ha invaso l'altra corsia, quindi ha fatto un frontale con la Micra e nel frattempo è arrivata una Panda e anche quella è stata coinvolta nell'incidente. Inizialmente si temeva per un ragazzo che sembrava fosse una cosa un po' più grave, però dal momento, dall'informazione che abbiamo avuto, però insomma sempre con, diciamo, con tutte le riserve, sembrerebbe che non sia nulla di grave. Su una delle macchine c'erano anche due bambini. E però ci dicono più fonti che non sono stati coinvolti minimamente, avranno preso una bella paura ovviamente, ma per fortuna non sono feriti e quindi diciamo tutto è bene quel che finisce bene. Allora, voi sapete che questa mattina il sottoscritto era lì, che abbiamo fatto la diretta a debita distanza, appunto perché insomma c'è sempre il caso di stare sempre a una certa distanza. Finito l'incidente, diciamo, sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze, hanno portato fino a V2, poi insomma tutta una serie di cose. Quindi c'è stato il traffico che è stato regolato ancora dalla stessa pattuglia dei carabinieri che è intervenuto il giorno prima e a un certo punto, finite le riprese, io mi sono allontanato con la biciclettina e come mi sono allontanato, quelli che hanno fatto il ripristino della viabilità. E tranquillamente oltre 100 all'ora, cioè l'incidente era appena avvenuto, tranquillamente, ecco, quindi ricordiamo ancora una volta che gli incidenti non avvengono per la strada, ma avvengono per la responsabilità dei guidatori, quasi sempre. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.